Innanzitutto, non so se tutti voi sanno, noi abbiamo introdotto nello statuto del Comune di Napoli il concetto di bene comune. Abbiamo fatto prose dell'acqua pubblica, ma riteniamo che anche il sapere e la conoscenza e il diritto allo studio sono un bene comune. Quindi a nostro avviso tutto quello che possiamo fare, ma non solo adesso, io ho fatto anche nel passato, per lottare per la scuola pubblica, l'università pubblica, contro il precariato e per i diritti, questo sindaco, come sindaco, come persona, come cittadino, come essere umano, sarà sempre in prima linea. Punto secondo, io ho sempre lottato, anche quando ero magistrato, esponendomi non poco e dissentendo, contro le zone rosse. Le zone rosse non devono esistere, soprattutto oggetti che fanno paura. Se poi qualcuno ha paura del dissenso, questo non è il sindaco, perché il sindaco, anzi al sindaco perlomeno piace la critica quando è costruttiva. Quindi mi farò portavoce, chiamerò personalmente il presidente Caldoro dicendo che viene incontrato, che farebbe bene anche lui ad incontrarmi, perché adesso te lo confermo e prenderemo anche una data per incontrarvi e ragionare con una delegazione ovviamente vostra di alcuni argomenti comuni. Qualcuno lo possiamo già anticipare: noi stiamo facendo un censimento che ci auguriamo di concludere il comando dei beni patrimoniali del comune, quindi immobili del comune, che possiamo destinare alla cittadinanza, e alcuni di questi è nostra intenzione darli agli studenti Lucrezia, per fare laboratori sociali, teatrali, politici, dove ci si può confrontare, dove ci può pensare, perché guardate che il rischio del pensiero unico è dietro l'angolo. Noi dobbiamo aumentare i luoghi del confronto, perché attraverso il confronto, la critica, la dialettica, noi dobbiamo trovare una sintesi tutti insieme per far crescere questa città, perché ovviamente questa città non può crescere solo con voi o solo con sindaco, dobbiamo tutti insieme trovare un percorso per crescere. Quindi io direi che questo lavoro lo stiamo già facendo, nell'incontro che faremo andremo anche in questa direzione. Mezzi pubblici, come voi sapete, noi stiamo puntando molto sulla pedonalizzazione, sulla ZTL, sulla vivibilità di questa città, e vi chiediamo una grossa mano in quanto giovani per rendere viva questa città. Io l'altro giorno ho fatto un'ordinanza sugli artisti di strada. Noi preferiamo avere meno macchine, più artisti, visto che la cultura non è solo il fantasma, ma è anche i giocolieri, i musicanti, i clown, i trampolieri, tutti. Dobbiamo aprire gli spazi. Anzi, vi faccio io una proposta a voi. Noi teniamo in questa città molti spazi pubblici, li teniamo davanti alle chiese, davanti alle porte, nelle piazze, no, piazza Dante, l'avete vista adesso, occupatela, chiedeteci di occupare quella piazza per iniziative culturali, iniziative teatrali, iniziative come queste, chiamate un giorno per discutere dei problemi della scuola, dove chiamate chi volete voi e si discute, quindi spazi ci sono. Voi sapete che la regione, devo dire in seguito ai tagli del governo, che sono gravissimi, perché il governo quest'estate, invece di tagliare i cacciabombardieri, ha tagliato i soldi per i comuni, ha tagliato i soldi per il sociale, per i diritti, per la scuola. Invece di tagliare alle rendite finanziarie, alle transazioni in borsa, ai grandi capitali, ai soldi scudati, ai soldi portati all'estero dai camorristi, dai mafiosi, dagli evasori e dai corrotti, ha tagliato i comuni. Il taglio ai comuni può significare anche un taglio sul sociale e sui diritti. Ad esempio, la regione ha tagliato Circumvesuviana, che sta creando dei disagi enormi. Io vi voglio dire che sto esercitando pressioni politiche forti nei confronti della regione e del governo, perché noi, nonostante le mille difficoltà, e avremmo anche potuto, e qualcuno ce l'ha chiesto, di aumentare la tariffa del biglietto e di ridurre le corse, noi abbiamo preferito tagliare in altre parti.
abbiamo tagliato sui costi delle partecipate, abbiamo tagliato sulle consulenze esterne del comune, non abbiamo tagliato sul trasporto pubblico. Quindi finora non siamo riusciti a potenziare ancora come volevamo, ma non abbiamo tagliato. Da gennaio abbiamo preso l'impegno, come ho fatto in campagna elettorale, di portare il trasporto pubblico locale, cioè quello che dipende dal comune, fino almeno al Mura di Notte. Però è una sfida che non può vincere solo il comune, mi spiego perché. Noi non possiamo portare il trasporto pubblico fino all'una di notte e poi scoprire che tra le 10 di sera e l'una ci stanno solo 20, 30, 40, 50 persone. Questo significa che tutti insieme, il comune, i giovani, i commercianti, le pizzerie, tutti quanti, dobbiamo abituarci a vivere questa città la sera, dobbiamo scendere più per strada, non dobbiamo stare davanti alla televisione. Cioè dobbiamo stare più a strada, perché la sicurezza non è un militare dietro ogni angolo di strada. La polizia, i carabinieri, la polizia municipale garantiscono la sicurezza, ma la sicurezza la facciamo noi.